Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Le piattaforme online consentono di affiancare alla rete tradizionale quella digitale. Naturalmente questa non si sostituisce e non sostituisce le persone, non supera la preziosa formula dei comitati diffusi in tutti i continenti, ma affiancandoli consente loro strumenti nuovi, un sostegno immediato nell'emergenza sanitaria e uno strumento della nuova normalità, a cui approderemo da qui a poco per svolgere con efficacia tutte le nostre attività. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'inaugurazione della piattaforma online Dante Global. Ascoltiamo un estratto. La prima riflessione è che, pur in presenza di una drammatica pandemia, improvvisa nel suo insorgere, veloce nella sua diffusione realmente in tutto il mondo, è possibile non fermarsi, non chiudersi in se stessi, ma continuare nella propria attività, svolgendo la propria missione, trovando strumenti innovativi. Ed è una conferma questa piattaforma, Dante Global, che consente di affiancare alla rete tradizionale la rete digitale. Naturalmente questa non sostituisce le persone, condizione fortunatamente impossibile, e non supera la preziosa formula dei comitati diffusi in tutti i continenti, ma affiancandoli consente loro strumenti nuovi, un sostegno immediato nell'emergenza sanitaria e un strumento nella nuova normalità a cui approderemo da qua a poco per svolgere con maggiore efficacia globalmente le proprie attività. Vorrei aggiungere del resto che il digitale consente di offrire in tempo reale, come noto in tutto il mondo, un'immagine degli elementi che il nostro paese presenta, con la bellezza dei suoi territori, dei suoi luoghi, con gli elementi, i prodotti, i caratteri del modello di vita italiano, con la sua cultura. Sostanzialmente un'offerta a quanti sono aspiranti italiani, a quanti ci apprezzano la nostra cultura e il nostro modello di vita in tutto il mondo. E sono davvero, è una platea amplissima davvero. Riaprire in sicurezza i ristoranti sia a pranzo che a cena sfruttando gli spazi all'aperto. E questa è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture in Italia che le regioni sottoporranno nella giornata di domani al governo nella conferenza Stato-Regioni e che confermano le misure di protezione già in atto. La decisione sulle riaperture sarà presa probabilmente soltanto la prossima settimana dal Consiglio dei Ministri, ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Anche il Ministro della Salute Roberto Speranza è dello stesso avviso. Secondo il documento che aggiorna le linee allegate al DPCM di marzo, tali indicazioni dovranno essere compatibili con il miglioramento dei dati Covid, anche alla luce di una revisione dei parametri di valutazione. Parallelamente si prevede anche una regolazione della ripartenza di palestre, cinema, teatri e musei. Un gruppo di coordinamento delle regioni sta già lavorando anche a una proposta per la revisione e l'aggiornamento dei parametri sulla valutazione del rischio epidemiologico attualmente in vigore. Tra le ipotesi infatti c'è quella da inserire tra i parametri il numero di somministrazioni effettuate nelle singole regioni. La prima bozza potrebbe essere presentata già giovedì al governo per un primo confronto alla conferenza, quando dovrebbero anche essere presentate le linee guida sulla riapertura di tutte le attività economiche, condizionate proprio al miglioramento dei dati e alla luce della revisione generale. Intanto sono 16.168 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati oggi 14 aprile in Italia a fronte di 334.766 tamponi per un tasso di positività che torna a salire al 4,8%. Calano di 583 unità i ricoveri nei reparti ordinari, di 36 quelli in terapia intensiva.
I decessi registrati sono invece 469. Inoltre sono 13.715.713 le dosi di vaccino contro il Covid somministrate, sempre in Italia, l'88,1% del totale di quelle consegnate, pari a più di 15,5 milioni. Nel dettaglio 10.259.000 di Pfizer-BioNTech, 1.320.400 di Moderna e 3.995.700 di AstraZeneca. Le somministrazioni hanno riguardato poco più di 8 milioni di donne e poco più di 5,5 milioni di uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 4.091.366 e, quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, aggiornato alle 16.42 della giornata odierna. Sono 2.212 invece i positivi del giorno in Campania, di cui 1.511 gli asintomatici e 701 i sintomatici. I tamponi effettuati sono stati 21.170, di cui 3.768 antigenici. I deceduti 27 delle ultime 48 ore, mentre 1.615 i guariti. In relazione al report dei posti letto su base regionale, che prevede 656 posti di terapia intensiva disponibili, gli occupati sono 127. I posti letto di degenza disponibili invece sono sempre 3.160, occupati 1.585. Dopo lo stop precauzionale negli Stati Uniti al vaccino Johnson & Johnson per alcuni casi di reazioni avverse, l'azienda ferma le consegne in tutta Europa. Le prime dosi italiane sono state stoccate a Pratica di Mare e per questa ragione si rischiano anche nuovi ritardi per tutta la campagna vaccinale. In Francia sarà raccomandato agli over 55. L'EMA infatti ha annunciato già nella giornata di ieri la sua raccomandazione per la settimana prossima. La Danimarca invece è stata la prima a sospendere definitivamente l'uso del vaccino AstraZeneca, secondo quanto hanno confermato le autorità sanitarie nazionali. In Italia sono in distribuzione da oggi 1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer, in Gran Bretagna invece il 55% della popolazione ha già gli anticorpi. Finora negli Stati Uniti hanno ricevuto il vaccino Johnson & Johnson quasi 7 milioni di persone e altre 9 milioni di dosi sono invece in attesa. E lo stop proprio dagli Stati Uniti potrebbe rallentare quindi, come dicevamo in precedenza, tutta la campagna di vaccinazione anche in Italia. Secondo il direttore generale dell'AIFA, Nicola Magrini, il siero è altamente sicuro con rapporto rischio-beneficio chiaramente favorevole, come è stato dimostrato già dagli studi. Ma ha dichiarato anche che ci sono molte similitudini con il vaccino di AstraZeneca. Le limitazioni sono quindi possibili e ragionevoli e sarà probabilmente la direzione verso la quale ci si muoverà tutti assieme già a partire dai prossimi giorni. Dall'alba di quest'oggi sono scattate delle operazioni di notifica a 15 persone tra medici e infermieri. L'accusa è di abuso d'ufficio e peculato, oltre all'accusa di aver somministrato il vaccino Pfizer ai propri familiari, che non rientravano ovviamente tra le previste categorie aventi diritto, abusando così della propria posizione. Sul caso sta indagando la Procura di Oristano. I furbetti del vaccino si affiancano a scelte originali delle regioni. Nel primo caso si ipotizza un reato, nel secondo si è trattato di decisioni politiche per quanto discutibili. È facile tuttavia ipotizzare che a facilitare i furbetti siano state spesso le deroghe concesse a livello regionale in tutta Italia. Le isole Covid free si faranno senza polemiche. Ora stiamo vaccinando gli over 80, i fragili, settantenni e sessantenni. Quando finiamo questo cosa facciamo? Magari abbiamo dosi di AstraZeneca e possiamo fare a una popolazione limitata di isole che sono un brand mondiale come Capri ed Ischia. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un'intervista rilasciata ieri in serata. Capri e Ischia, ha dichiarato, possono darci una ricaduta enorme. Cominciamo quando finiamo gli anziani fragili, ma i centri vaccinali hanno una loro autonomia. Quando ci sono residui è meglio quindi usarli per vaccinare quante più persone possibili. Possiamo muoverci con tranquillità, spirito unitario e onestà intellettuale. Per il turismo i tempi sono decisivi. Se entro maggio non prendiamo misure, regaleremo a Spagna, Grecia e Croazia migliaia e milioni di nostri turisti.
E poi ancora, chiedo che il commissario nazionale renda pubblici i dati sui vaccini distribuiti regione per regione in base alla popolazione e che sia reso pubblico il dato delle tipologie dei vaccini distribuiti. La Campania, ha detto, ha il 9,6% della popolazione italiana, ci spetta quella percentuale di dosi. Ora ce ne danno un po' in più di AstraZeneca, su cui c'è stato qualche rifiuto a mio parere sbagliato, ma non possiamo di certo obbligare i nostri cittadini. A me interessa che ci sia in Italia lo stesso impegno per tutti, credo che sia quello e sia importante mantenerlo oggi, non quando siamo passati a miglior vita. Io sono d'accordo con il commissario Figliuolo quando dice che dobbiamo avere criteri omogenei in tutta Italia, ma cominciamo ad averne anche nella distribuzione dei vaccini. La Campania ha accettato che andassero prima più vaccini in regioni con più anziani, ma con l'accordo che poi si rispettasse il numero di vaccini rispetto alla popolazione. Ad oggi, conclude, mancano alla Campania 250.000 dosi. Il report del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria aggiornato al 12 aprile evidenzia che nelle carceri campane risultano al momento 7 detenuti positivi al coronavirus, asintomatici e gestiti all'interno delle strutture che non rappresentano quindi più un focolaio. Uno si trova ad Avellino, un altro a Carinola, tre a Napoli Poggioreale, uno a Secondigliano e uno a Santa Maria Capovetere. Sono 64 invece positivi tra il personale dell'amministrazione penitenziaria. L'aumento sostanziale dei positivi nelle carceri crea molta preoccupazione, soprattutto se si considera che i dati forniti dall'amministrazione non sono completamente aggiornati, in quanto abbiamo focolai molto più estesi. A comunicarlo è Aldo Di Giacomo, segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria SAP, che poi ha aggiunto: l'aumento costante di positivi nell'ultimo periodo preoccupa e non poco, perché rispetto a qualche mese fa il numero di istituti con focolai estesi è nuovamente cresciuto in maniera ampia. Nuovo aggiornamento della curva pandemica anche sul territorio di Caserta, che fa registrare un numero molto alto di vittime, 15 nelle ultime 24 ore. Gli altri dati dell'ASL Terra di Lavoro certificano 278 nuovi positivi e 265 guariti. I tamponi analizzati sono 2.660 per un tasso di incidenza pari al 10,4%, in leggera discesa rispetto a quanto visto nella giornata precedente. Nel saldo complessivo ci sono due contagiati in meno in tutta la provincia. Caserta però resta in cima per numero di casi attivi, ma resta stabile a 590, seguita da Marcianise con 457 attuali positivi e Maddaloni con 386. Il Comune di Caserta ha approvato un progetto di fattibilità da 340.000 euro con risorse messe a disposizione del Ministero degli Interni per rendere fruibili strade, edifici e spazi pubblici alle persone con disabilità. Uno dei primi interventi riguarderà la pista degli atleti, che permetterà di garantire la pratica sportiva anche alle persone con una ridotta capacità motoria. Caserta infatti è stata tra le prime città in Italia a prevedere la figura del Disability Manager, che lavora fianco a fianco con l'amministrazione comunale di Caserta e che collaborerà anche alle fasi definitive ed esecutive di questo progetto. Insieme già abbiamo programmato interventi per le persone diversamente abili in un'ottica di pari opportunità e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e culturali, nel solco dei principi fissati dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ha dichiarato il primo cittadino di Terra di Lavoro, Carlo Marino. La Guardia di Finanza di Mondragone nella giornata di oggi ha eseguito a Castelvolturno un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capovetere su richiesta della Procura locale, con il quale è stata disposta l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo di 10 strutture balneari operanti in modo abusivo su un'area del demanio marittimo di circa 75.000 metri quadri. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dai finanzieri, i lidi balneari indagati nel periodo di gennaio 2012 fino ad aprile 2021 avrebbero indebitamente sfruttato ingenti porzioni di spiagge del litorale Domizio per i propri scopi imprenditoriali, in assenza di un valido titolo concessorio, omettendone in molti casi il versamento del relativo canone. Infatti le concessioni originariamente concesse dall'ente gestore sono risultate scadute, mai espressamente rinnovate o prorogate, in taluni casi addirittura revocate da anni da parte del Comune di Castelvolturno.
In particolare, nonostante i legali rappresentanti e i titolari delle imprese generanti degli stabilimenti balneari abbiano erroneamente fatto riferimento a talune disposizioni del legislatore nazionale, ritenendo tacitamente valide le proprie concessioni, anche dopo la naturale scadenza, gli articolati provvedimenti normativi e giurisprudenziali seguiti hanno fatto emergere un evidente contrasto rispetto ai principi del diritto europeo vigente in materia. Concludiamo come di consueto anche con lo sport, iniziamo dalla Serie A. Andrea D'Amico, agente intermediario di mercato dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha parlato del suo assistito, commentando il fortunato momento in azzurro. Sappiamo quanto è difficile l'ambientamento nel campionato italiano, campioni del passato ci hanno messo persino 6 mesi. Lui è stato sfortunato tra Covid-19 e infortuni, per ora si è sentito solo il profumo, ma potrà fare benissimo. Lui ha il fisico, tecnica, forza, progressione, non è che sia arrivato un ragazzino di cui non si conoscesse assolutamente il valore. È tranquillo ma soprattutto intelligente, a volte noi sottovalutiamo l'aspetto mentale, ma parte tutto da lì. A Palermo all'inizio Cavani faceva l'esterno offensivo, il bello deve ancora arrivare, a me ricorda molto l'attaccante. Il Napoli deve giocare ogni partita come una finale, ci sono 24 punti e sono tanti, poi si vedrà come andrà a finire. Ho molta stima, infine, per Gattuso, lui è concentrato sull'obiettivo. Ormai per le squadre italiane il vero scudetto è la qualificazione in Champions. Non può andare bene la struttura che andava bene anni fa per il calcio e va cambiata. Agnelli ha ragione sull'UEFA, va cambiata anche quella. Spostiamoci di categoria, andiamo in Serie C, Girone C. Pronta a tornare in campo domani pomeriggio alle 15, la Casertana che disputerà la gara rinviata contro il Monopoli in trasferta per focolaio Covid degli ospiti. Un'occasione ghiotta per agganciare ancora la zona playoff e soprattutto riscattarsi dalla brutta sconfitta lunedì sera contro la Viterbese, propiziata dal cartellino rosso al Del Grosso a inizio ripresa. Ad analizzare la gara del Veneziani domani è mister Guidi in conferenza stampa oggi allo Stadio Pinto. Ascoltiamo le sue parole. Una partita che abbiamo grande voglia di giocare, perché veniamo da una brutta figura, condizionata anche da tanti episodi, però quello che abbiamo analizzato con la squadra è che noi questi episodi non ci devono mai pregiudicare la possibilità di fare un risultato. E il fatto, siamo andati ad analizzare al di là degli errori che ci possono essere, punizione che magari non c'era, che sulla quale è venuto gol, però il gol è venuto, e poi su tante altre azioni in cui abbiamo commesso errori che solitamente non facevamo o li facevamo ad inizio della nostra stagione. Chiaramente noi sappiamo che siamo una squadra che nel momento in cui pensiamo in maniera individuale, siamo una squadra che diventa molto fragile, quindi quello che deve immediatamente cambiare il nostro spirito, il nostro atteggiamento, ritrovare quella fame e quella paura di magari avevamo prima di non raggiungere il nostro obiettivo stagionale, che era quello della salvezza, quindi tutti fiutavano il pericolo, l'atteggiamento era di una squadra famelica, come spesso ha fatto vedere la squadra. E quindi c'è voglia, perché abbiamo spirito di rivalsa, cioè vogliamo far vedere che non siamo una squadra che può prendere 5 gol. È stato paradossale, perché con lo stesso avversario, anche se con interpreti diversi, abbiamo subito meno gol in 11 contro 9 piuttosto che in 11 contro 11 o in 11 contro 10. Quindi il nostro atteggiamento deve essere, dobbiamo pensare a noi stessi e sappiamo come dobbiamo giocare per arrivare ai risultati. Detto questo, non bisogna neanche stravolgere quello che è, oppure far passare in secondo piano quello che è il percorso di questa squadra. Questa squadra ha commesso errori, come tutti noi commettiamo durante il nostro percorso, però è una squadra che ha raggiunto l'obiettivo con 6 giornate d'anticipo, e questo non deve essere dimenticato da nessuno, perché questi ragazzi hanno speso tanto e soprattutto nelle difficoltà hanno sempre messo tante energie nervose, oltre che quelle fisiche, nei momenti di difficoltà, e questo va rimarcato, perché insomma io so quello che hanno passato questi ragazzi e so quanto fame, quanta voglia e quanta volontà ci hanno messo per raggiungere l'obiettivo. Poi
Domani a tutti gli effetti, secondo me, è uno spareggio playoff, ok? Però la parola playoff non deve essere presa come quello che era il nostro obiettivo. Va vissuta questa partita con grande enfasi, perché se dovessero i ragazzi raggiungere anche i playoff, avrebbero fatto un percorso che ha quasi del miracoloso. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata e vi do appuntamento a domani mattina ore 6.55, rigorosamente live con la rassegna stampa di Teleprima. Buona serata.